Buongiorno ragazzi, siamo ripartiti da circa un'oretta e stamattina in direzione del lago di Bracciano abbiamo messo abbiamo messo le ruote per la prima volta nella famosa via Francigena e quindi anche io ho avuto l'onore di pedalare per questa strada. Adesso direzione Monte Fiescone di Terbo e poi ce ne andremo al lago di Bracciano. A dopo ragazzi, venite con me. Lago di Bolsena e Monte Fiascone, eccolo là, tra poco vi porterò a visitarlo. La via Francigena, ragazzi, è una delle strade più antiche d'Italia. Buon cammino ancora! Grazie! Sa che quella volta a fare le strade no, guarda che pietre poi che c'è, litigate, consumate. No, mi sono mangiato una mela, solo che mi mangio un'altra pera, fa una pera, quelle di ieri buone, quelle buone ancora un po' duretta, però no. Ce ne viene una qui dentro. Quelle cammina, eh? Ha fatto un bel pezzetto, eh? Piano piano, poi, zitte zitte. Mentre 10 minuti, 4 ore, sta terminando l'alimentare, eh? Anche loro? Non ho ancora, tra i termini di cuore. Dimmi cos'è. Siamo a pochi chilometri da Viterbo e faremo la sosta pranzo lì. Intanto ci facciamo un bel giro nelle campagne viterbesi.
Bello, eh? Molto caratteristico. GoPro resta video. Lago di Vico, in una riserva naturale del Lazio, posto che per arrivarci sta a dir poco un'impresa. Ragazzi, sono stanchissimo. 70 km di salite, mamma mia. Però è vero anche che poi la salita ripaga. Paga sempre, no? Fai un grande sforzo, poi arrivi in un posto che è come questo, che è, cioè, magnifico. Ma la giornata oggi è stata dura. Oggi là dal lago di Bolsena abbiamo fatto Monte Fiascone, Viterbo, Lago di Vico. Una settantina di chilometri. A volte piacevoli, a volte no, perché comunque quando c'è la salita, il caldo, 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 ragazzi, oggi tanto caldo. Oggi il buon Dio ci ha regalato una giornata di caldo torrido, infatti ho preso tanto sole. Sono stanchissimo, ma adesso non vedo l'ora di piazzare la tenda e poi sarà la notte di riposo per ripartire domani direzione il lago di Bracciano.